Oggi 25 aprile voglio ricordare la festa della liberazione, voglio ricordare l'esperienza di mio figlio Lorenzo, Lorenzo Orsetti, Orso Tecochè, che è stato un anno e mezzo in Rojava, nella Siria del Nord-Est, ed è morto il 18 marzo del 2019 a Baghuz, combattendo contro l'ISIS. Lorenzo si definiva un partigiano, un internazionalista e un antifascista, oltre che anarchico. Ecco, il suo essere partigiano voleva dire che sapeva esattamente da che parte stare, aveva scelto di stare dalla parte di un popolo schiacciato, umile, oppresso e senza terra. Internazionalista perché pensava che i confini non sono una cosa importante, quanto è importante la vicinanza con chi sta male, chi soffre, chi ha bisogno, e pensava che lì ci fosse tanto da fare. Antifascista perché combattere contro l'ISIS è combattere contro il fascismo, combattere contro la dittatura, è combattere contro l'egoismo, il nero. Invece è a favore di valori che sono estremamente importanti, combatteva, quali la democrazia dal basso, la vicinanza tra le persone, la parità di genere, l'economia condivisa, l'ecologia sociale, tutti i valori che sono estremamente importanti. E per questi valori i nostri partigiani hanno dato la loro vita nel 44 e nel 45 sulle montagne, e tante persone poi in questi ultimi anni hanno dato la loro vita in tante guerre, in tanti momenti in cui c'è stato bisogno di loro. Il 25 aprile non è o semplicemente il ricordo di una disobbedienza contro un governo dittatoriale, è anche il ricordo di un'obbedienza a dei valori importanti, dei valori che sono dentro l'uomo e lo rendono ancora più umano. Noi siamo sempre abituati a pensare che non ci sono cose importanti, invece dentro l'uomo ci sono valori importanti che fanno la differenza. Riscoprire questi valori e dedicarci la propria vita è quello che ha fatto Lorenzo e quello che hanno fatto i partigiani. Quindi l'invito è a riscoprirli anche noi nella nostra vita. Ci sono tanti momenti, anche ora che stiamo affrontando una lotta contro il coronavirus, ci sono tante occasioni per cui possiamo veramente mettere in atto questi valori. L'egoismo è in agguato in ogni momento, l'individualismo è in agguato in ogni momento. Come diceva Lorenzo, solo sconfiggendo l'egoismo e l'individualismo possiamo veramente fare la differenza. Possiamo veramente stare insieme a altri e portare un contributo. Lorenzo nel suo testamento ci ha anche ricordato che è importante non perdere la speranza. In un momento come questo, col coronavirus che è in tutto il mondo, la speranza è estremamente importante. Ecco, la sua esperienza va ricordata come va ricordata l'esperienza di tanti altri ragazzi che sono morti in questo, che hanno dato la vita e sono andati a combattere da tutto il mondo a fianco del popolo curdo. Ci sono anche qualcuno che è tornato e la nostra magistratura ha messo sotto inchiesta come Eddie, Jacopo e altri ragazzi, Davide, Paolo, che altri ragazzi che sono stati processati a Torino. Eddie ha avuto la condanna alla sorveglianza speciale per 2 anni. Ricordiamocela e cerchiamo di dare una mano in questa sua situazione, perché è veramente pesante, è veramente umiliante, è veramente degradante che la nostra magistratura l'abbia condannata senza che abbia commesso nulla a una norma fascista che è stata applicata per la sorveglianza, per il confine, per la sorveglianza speciale negli anni del fascismo. Quindi ricordiamola, affianchiamoci a lei e non lasciamola sola in questa situazione. Aumentiamo l'iniziativa e facciamo qualcosa. Vi invito anche a stare vicino a tutti i popoli che in questo momento stanno affrontando il problema del coronavirus. Il 25 aprile fare la liberazione vuol dire dare un'apertura di solidarietà e di condivisione anche a popoli internazionali.
Bene, vi saluto, vi auguro una buona festa, un buon 25 aprile.